Continua la carrellata su Emergenza Sorrisi, un'altra grande interprete dell'emergenza, generosa, lo è sempre stata, Lucia Violante. Lucia, in che modo è stata vicino in questi anni ad Emergenza Sorrisi? Ma allora, la mia vicinanza a questa associazione umanitaria praticamente è nata con una spontaneità immediata, perché avere sensibilità verso i bambini meno fortunati di noi lo ritengo un atto spontaneo, per cui dobbiamo sensibilizzarci e aiutarli il più possibile, anche con piccole manifestazioni, la raccolta fondi a favore di queste missioni che garantiranno a questi bambini il ritorno del sorriso. E solo questo scopo ci farà star bene e ci fa sentire migliori sicuramente. Quindi un atto di solidarietà e di amicizia, di fratellanza, lo ritengo spontaneo, possiamo dire, al giorno d'oggi. Spontanea come la nostra Lucia Violante. Ultima cosa, io vorrei sapere questa sera quale sarà la sorpresa. So che c'è in atto l'idea di mettere all'asta un pallone che secondo me avrà molto molto successo. Di che cosa si tratta? Diamo qualche anticipazione per Liberi.tv. Il pallone è senz'altro il pallone della Roma, firmato da tutti i giocatori appunto della squadra, e quindi cioè, la Roma non ha bisogno di essere presentata, per cui diciamo speriamo che vada ad un pubblico, cioè alla persona che lo desidera in assoluto, e quindi sprechi molte energie nel conquistarlo. Ci è piaciuto, questo è l'appello della nostra Lucia Violante, grazie, adesso andiamo alla ricerca della madrina della serata.